un'annata, diciamo, che dove il clima non ci ha fatto mancare nulla, come abbiamo detto oggi, dalle gelate primaverili, la città estiva e da ultimo il gelicidio, che ha lasciato importanti segni, danni indelebili soprattutto nel patrimonio forestale delle nostre montagne, con anche i danni alle strutture, alle aziende, soprattutto la perdita per molte aziende zootecniche che sono rimaste diversi giorni senza luce e collegamenti anche telefonici. Detto questo, l'agricoltura è comunque un settore che dimostra una sovranità, ma che dimostra una grande importanza sempre quando si parla di clima, perché la presenza dell'uomo, se non c'è sul territorio, è sinonimo di dissesto idrogeologico e soprattutto dell'aumento del numero di selvatici che stanno mettendo veramente a rischio l'agricoltura in montagna, ma così come anche in molte zone della pianura. E un dato inequivocabile è che registriamo un aumento sensibile del bosco, che se apparentemente può sembrare una bella cosa, perché il bosco è sinonimo di natura e quindi ossigeno, aria sana, ma purtroppo il bosco in questo caso è sinonimo di abbandono di terreni, e quando c'è abbandono dell'uomo le conseguenze si rischiano di essere gravi anche poi per la tenuta del territorio. Quindi diciamo che se ribadiamo l'importanza delle nostre politiche a tutela del consumatore quando si parla di sicurezza alimentare, quindi l'origine dei prodotti, dall'altra parte anche l'uomo come presidio del territorio è fondamentale solo se c'è agricoltura e reddito. Sull'acqua ha detto, mi corregga se sbaglio, che il problema non è solo agricolo ma anche civile. Può commentare? Ho detto questo sì, perché quest'estate abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la mancanza di acqua. La mancanza di acqua in diga ha comportato la mancanza di acqua per molte popolazioni, anche della, in questo caso soprattutto della Valdarda, perché l'approvvigionamento veniva da quelle zone, l'acqua nella diga è una risorsa fondamentale anche per l'idropotabile. Quando manca l'acqua è un problema per tutti, perché poi c'è un calo evidente nelle falde, con anche i rischi di perdere la potabilità quando c'è scarseggia. Per cui abbiamo capito quest'anno tutti che investire sulle riserve, investire sul mantenerci l'acqua quando c'è, come in questi giorni quando è piovuto, vuol dire avere un territorio più vivibile per tutti, non solo per l'agricoltura, perché quest'estate ricordo che quando c'era il prefetto c'era il problema di chiudere, e poi è stato fatto, la diga di Mignano per garantire l'acqua a tutta la Valdarda. Un ultimo dato, poi lo lascio andare, che mi pare abbiate trattato, è quello dell'importanza dei lavoratori non italiani, che rappresentano più del 50% del totale per quanto riguarda l'agricoltura. Sì, è un dato che abbiamo analizzato nei giorni scorsi grazie a un incontro fatto appositamente con il prefetto. È un dato ormai certo, consolidato, abbiamo visto le tendenze. Oggi l'agricoltura a Piacenza, ma come posso dire in Italia, ha assolutamente bisogno di manodopera, e oggi il manodopera che entra in agricoltura, che è in agricoltura, è extracomunitaria. Noi riteniamo questo una risorsa importante che vada gestita, governata, ma soprattutto anche regolamentata nel modo corretto, con la dovuta trasparenza, perché credo che chi lavora ha dei diritti, e allo stesso tempo noi dobbiamo affrontarla anche con lucidità, cioè la nostra economia ha bisogno di manodopera, ma dopo deve essere poi qualificata, deve essere rispondente alle esigenze delle nostre imprese, perché grazie a questo si deve e si può crescere anche poi come ritorno per l'economia e per il territorio. Quindi credo che sia un elemento delicato, ma al tempo anche molto importante, che va gestito in positivo.